Poi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutti e si addormentarono. A mezzanotte si gridò, si alzò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevi. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore e Signore, aprici. Ma egli rispose: In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né giorno e né l'ora. Parola del Signore. Carissimi fratelli, il nostro tempo liturgico dell'Avvento continua nella sua formazione per noi, per prepararci alla celebrazione dell'amore, la celebrazione della luce, il Santo Natale. Come avete avuto modo anche di ascoltare, non sono le letture del giorno che contemplavano ancora questa parte dell'Avvento in una prospettiva escatologica fino al 15, poi dal 16 inizierà la novena di Natale, ma abbiamo letto le parole della liturgia della memoria di Santa Lucia. Questa piccola donna, questa grande santa che con il suo nome ci parla di luce. In effetti si addice anche in questo tempo di avvento, di attesa, di oscurità, di cammino arido. Ecco, il pensare che il Signore, attraverso questa liturgia in attesa di Natale, con la luce di questa piccola e grande donna, ci dà l'opportunità. Ecco, di riflettere sul mistero della luce che noi abbiamo bisogno anche di accogliere, abbiamo bisogno di farla vivere, risplendere nella nostra vita, in fondo come ci racconta un po' la parabola di Luca che abbiamo ascoltato anche nell'ultima fase dell'anno liturgico precedente. E Luca ancora una volta ci presenta questa parabola per spiegare ai cristiani dei primi tempi che avevano fatto questa esperienza della risurrezione e naturalmente attendevano questa venuta del Signore e poi la seconda venuta. Da quello che noi sappiamo, per quanto possiamo invocarla, pregarla,
come dice Gesù stesso, eppure il figlio dell'uomo non sa né tempo né l'ora né quanto, ma importante è mantenere quello che dice l'ultima parola del Vangelo, dell'ultima riga del Vangelo, è quello di vigilare. L'avvento è anche un tempo di vigilanza interiore per non smarrirci, per non cadere nelle trappole del peccato, della morte, e con quella vigilanza unita alla fede che opera nella preghiera, opera nella vita sacramentale, opera nell'amore verso i fratelli, fa sì che noi manteniamo questa lampada accesa, questa lampada che arde nel nostro cuore per accogliere o per attendere la venuta del Signore nella nostra vita. E se noi riusciamo a tenere questa stabilità interiore dell'anima che si adopera in una preghiera incessante, si adopera attraverso la Chiesa al servizio dei fratelli, fatto con umiltà e con amore, secondo il carisma, la missione che ha ricevuto, e più appunto a vivere una vita sacramentale, certamente allora noi rientreremo un po' in quello che Luca dice, le vergini sagge che alimentano con una continua ricerca e attesa del Signore quell'amore che tiene la lampada accesa. E cerchiamo di conservare, come ha fatto anche Lucia, perché altrimenti non avrebbe avuto quel coraggio, quella forza di fronte a chi la voleva togliere la vita, la voleva, appunto, l'hanno martirizzata. Quindi Lucia si porta due aspetti importanti della vita di fede: la verginità e il martirio, che viene offerta tutta se stessa per mantenere questa lampada accesa e incontrare il suo sposo nel giorno della sua dipartita da questo mondo alla vita di Dio. E lo sposo la riconosce perché ha conservato, ha mantenuto quella fedeltà al suo amore e alla sua parola, e non può che non dire: entra, figlia prediletta, nella vita, in questa vita. Per questo allora abbiamo una urgenza anche noi in questo tempo di avvento, in attesa di questi altri giorni che ci separano dalla nascita del Natale, di non spegnere questo desiderio di luce e di amore. Per questo allora curiamo la nostra anima attraverso il dono della fede, della speranza e della carità, per mantenerci in questo clima di rapporto con il Gesù, con il Signore, e che al di là delle nostre esperienze di cadute, di scoraggiamento, di momenti anche di tensione, riprendiamoci subito, non ci fermiamo sulle nostre cadute, non ci pieghiamo sul male pensando che poi il Signore non ci gradisca più, che il Signore non voglia più vederci, che il Signore non ha più fiducia in noi. Quando siamo sempre nel tempo di questo nostro pellegrinaggio e il nostro cuore ha sete e nostalgia di Dio, anche facendo qualche esperienza, un momento di quello che diciamo no, facciamo che tutto venga messo nelle mani della misericordia di Dio, che è capace di trasformare ogni nostro atto di morte in vita. E allora continuiamo e proseguiamo questa nostra preparazione a Natale, in questi altri giorni dell'Avvento, con l'ispirazione della parola che illumina, e anche il modello dei santi, come oggi vediamo Lucia,
E ricordiamo anche Giuseppe, oggi il nostro mercoledì dedicato a San Giuseppe, e lo contempliamo nell'epilogo finale della sua vita, quando appunto compiuta la sua missione, Giuseppe consegna la sua vita a Dio. E quindi la morte è una delle realtà più certe e più tragiche dell'esistenza umana. È una realtà che ci appartiene, non possiamo dire che ci possiamo sottrarre. Ci appartiene e sarà quando la volontà di Dio vorrà che noi torneremo a Lui, ma dobbiamo, come abbiamo visto prima, conservare quella vigilanza, quella fede, in modo da saper riconoscere quel Maestro che abbiamo amato, servito, e lo possiamo seguire per l'eternità. Così anche Giuseppe, che San Giuseppe ebbe la fortuna di morire tra le braccia di Gesù e di Maria. La sua morte avvenne attraverso un sereno passaggio verso l'eternità. Quando Giuseppe morì, c'era Maria seduta alla testata del letto e lo teneva tra le braccia, mentre Gesù era vicino al suo petto. Vidi come questo ci racconta un'esperienza mistica di un'anima che ha vissuto questa esperienza dell'amore, soprattutto gli ultimi giorni della vita di Giuseppe. E dice: vidi la stanza piena di splendore e di angeli. Giuseppe, con le mani giunte sul petto, venne avvolto in tele bianche, collocato in una cassa stretta e deposto in una bella caverna sepolcrale, come un buon uomo che un buon uomo gli aveva regalato. Oltre a Gesù e a Maria, poche persone accompagnarono il feretro, che vide invece attorno al feretro grandi splendore e angeli. Anche la venerabile Maria Gesù d'Agreda racconta: Gesù gli diede la benedizione e disse: Padre mio, riposa in pace nella grazia di mio Padre celeste e mia. Ai miei profeti e santi che ti aspettano nel limbo, porta le liete notizie dell'arrivo imminente della loro redenzione. Tra le braccia di Gesù spirò il santo e felicissimo Giuseppe, e Gesù gli chiuse gli occhi. E nello stesso tempo una moltitudine di angeli, che assistevano col loro re e la loro regina, intonarono dolci cantici di lode con voce celestiale e melodiosa. Ecco quanto è importante prepararsi per questo motivo. San Giuseppe viene anche ricordato come il patrono della buona morte, la vigilanza, la fede, la vita di grazia che dicevamo prima, è tutto percorrere questa nostra storia, questa nostra vita, che ci deve portare poi a quell'epilogo finale dove la morte per grazia la possiamo affrontare con quella serenità del cuore, quella serenità dell'anima, capendo che la volontà di Dio ci chiede di lasciare questa terra per iniziare la nostra vita in cielo. È vero, è un discorso che ci fa mettere un po' in crisi, no? Pensare alla finale della nostra vita, ma non deve essere, per grazia di Dio noi non abbiamo quella ansia, quell'ossessione. Sappiamo che dobbiamo vivere, dobbiamo agire, interagire, però attraverso questa esperienza di Giuseppe volevo solo semplicemente sottolineare
e la vita della grazia avrà un epilogo di chiusura della vita con una serenità, con un affidamento, con quella pace che viene definito proprio la pace dei santi. Allora, non per questo noi dobbiamo sempre continuare la nostra missione, la nostra vita, la nostra esperienza di Dio e di quello che Dio ci chiede di fare nella nostra vita quotidiana e reale, ma il fatto che abbiamo contemplato e pensato, ecco la mistica di prima era Anna Caterina Emmerich, che aveva contemplato proprio questo passaggio di Giuseppe da questa vita all'altra, è solo per sottolineare attraverso la figura di Giuseppe, l'esperienza di Giuseppe, che vivere nella giustizia, vivere nella verità, vivere nell'amore, nell'umiltà, non significa per noi qualcosa di importante, perché ci prepara il nostro cuore e la nostra anima a riconoscere Cristo. Certo, il mondo non ti riconosce quando vivi in questa dimensione, perché il mondo ha altre dinamiche, che sono quelle dell'uomo vecchio, di egoismo, di sopraffazione, di superbia, di arroganza, e potrei dirne tanti altri aspetti. E allora qui l'Avvento si pone per noi anche una scelta con il cuore davanti a Dio, nella libertà. Cosa poi desidero realmente il mio cuore? Accogliere già in questo percorso della mia vita la vita di Dio che si esprime attraverso queste realtà di vita, verità, umiltà, semplicità e tanti altri aspetti, o quello di essere ancora con Gesù, ma con un cuore legato all'uomo vecchio, per cui allora lo scontro in me tra spirito e carne si fa sempre più forte, dove lascio dominare la carne ma non lo spirito. E allora chiediamo a Maria, a Giuseppe, di vincere queste battaglie dell'uomo vecchio per rivestirci dell'uomo nuovo. E così allora, ecco, possiamo accogliere anche il patrocinio di San Giuseppe nella nostra vita, che ci accompagnerà per tutto il percorso della nostra esistenza. Amen.